Amici di Onda Libera, siamo insieme ad Antonio Di Benedetto. Allora, Antonio Di Benedetto è un ex finanziere, un ex sottufficiale della Guardia di Finanza, ora in pensione, e che si è dedicato alla scrittura, esattamente alla scrittura dei libri gialli. E abbiamo qui l'ultima sua opera, che si intitola Sulla Valle, l'ombra del passato, ed è un libro giallo, un libro di investigazioni, diciamo così, che è stato ambientato in Irlanda. Allora, come mai l'Irlanda? Allora, l'Irlanda perché è sempre stata la zona di cui sono sempre stato affascinato, ammirato, per queste coste frastagliate, questo verde immenso. Però ovviamente è solo il frutto della mia fantasia, non ci sono mai stato, quindi è sempre stata la location che avrei voluto visitare, speriamo che Dio lo voglia di poterlo visitare un giorno. Ecco, ora chiaramente non sveleremo tutte le trame del libro, perché ovviamente invitiamo tutti ad acquistarlo e poi a godersi la trama, diciamo, di questo giallo appassionante. Però un messaggio di fondo c'è, sì. E mi sembra di cogliere un messaggio che riguarda la tutela dell'ambiente. Sicuramente. La tutela dell'ambiente, ed è un messaggio che viene dato, diciamo, al lettore, da questo punto di vista. Ci puoi parlare di questo aspetto? Mi piace evidenziare e raccontare il discorso stesso che mi hanno inculcato quando avevo 15-16 anni. Una persona molto anziana che amava la natura e che ha detto di preservare la natura, perché la natura è il nostro pane quotidiano. Quindi alla fine il problema di fondo è quello: avere cura della terra in senso lato, perché comunque se noi vogliamo bere la terra ci vuole bene, la natura è tutto. E secondo me ci deve essere di fondo anche per i politici che guidano le sorti di sia dalle nazioni, dalle città, le regioni, perché devono tutelare questo discorso qua. È bello fare la raccolta differenziata, tutto quello che vogliamo, però deve essere finalizzata a se stessa, nel senso, deve essere fatta come si deve. Non vanno mischiati, ma vanno riciclati, perché c'è bisogno di riciclo e bisogna eliminare la plastica, che è la cosa essenziale. Ecco, per cui l'invito è a cambiare le logiche dell'economia, le logiche della produzione, e quindi che sia tutta una cosa più legata alla natura e soprattutto di salvaguardia della natura. Certo. Perché il messaggio che si coglie alla fine del libro è chiarissimo, cioè quello che abbiamo è solo in prestito, noi questo lo dovremo dare poi alle future generazioni. In effetti quello che scrivo nel libro, la parte finale, è per il semplice motivo che i nostri padri hanno lottato e ci hanno dato un mondo che era bello. Noi lo dobbiamo preservare per i nostri figli, perché non è il nostro, siamo solo le persone che lo conservano, per dare nel modo migliore ai nostri, alle future generazioni. Un'ultima domanda, l'ispirazione per questo libro da dove è nata, cioè è il personaggio di questo investigatore? Allora, come tutti gli scrittori, nasce sempre da un discorso personale. Io mi ci vedo perché, essendo facendo il lavoro di finanziere, quindi stando nelle tematiche della criminalità organizzata e quant'altro, ho cercato di evidenziare l'aspetto fondamentale di colui che investiga, colui che è il poliziotto, fra virgolette. Quindi è un po' come se in quel personaggio mi ci rivedo, perché sono io che ho voluto dare questo input. Per cercare, tutti possiamo fare qualcosa di più se abbiamo la voglia, l'interesse e la forza di poterlo fare. Ecco, poi c'è anche un messaggio legato all'altruismo, sì. Cioè i proventi della vendita di questo libro, certo, non saranno guadagni per lo scrittore, bensì... Allora, io, questo è il mio secondo libro, come abbiamo detto prima. Nel primo libro ho già fatto 10 collette alimentari per le varie Caritas e chi aveva bisogno, perché parte tutto dal presupposto di un mio amico, Don Giorgio Giovanelli, della chiesa di Santa Maria Goretti a Fano, che mi ha sempre detto: Antonio, tu non puoi immaginare le persone che vengono a bussare perché non hanno neanche il minimo necessario per poter andare avanti nella giornata. Allora, di conseguenza, ho detto, se io ho scritto un libro, già averlo realizzato è un sogno incredibile. Non mi cambia la vita se in tasco 4, 5, 100, 600 euro. Non mi cambia, perché non posso far del bene destinando questi proventi a chi ne ha bisogno? E spero, con questo mio secondo libro, di farne altrettanto.
Ok. E per chi volesse questo libro, dove, a chi può rivolgersi? Allora, innanzitutto, anche se la casa editrice del mio paese di Barletta è la Rotas, però la distribuzione, cioè io ho acquistato le copie per poterle rivendere, quindi... Hai un'email, se hai un'email sì. di destinazione, allora, poi lo... Sì, l'email di destinazione è antonio.dibenedetto, 62 come numero, @gmail.com. Il mio numero telefonico è il 328-70-55987. Ti ringrazio a prescindere, sperando che faccia del bene ancora per un po' di tempo, insomma. Ok, ringraziamo allora Antonio Di Benedetto, amici di Ombra Libera, un saluto. Grazie.